Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera con noi Alessia Spina, autrice di Pandemonio, e insieme a te conosceremo meglio chi sei tu e che cos'è Pandemonio. Tanto buonasera Alessia. Buonasera, buonasera a tutti. Dunque, io sono una fotografo però soprattutto per passione, perché per me fotografia è innanzitutto ricordo, interazione con i soggetti che fotografo. Infatti faccio soprattutto ritratti e valvola di sfogo. Infatti Pandemonio è proprio questo, cioè tirar fuori la problematica attraverso la fotografia. La fotografia quindi come forma d'arte che aiuta a liberarsi. Esatto. È qualcosa di poetico che abbiamo sentito spesso, però la tua particolarità è che trasmuti la realtà in immagine. Esatto. E oltre a questo, nella vita normale sono assistente di primario in cardiologia, lavoro in ospedale e anticamente in epoca pre-Covid guida turistica. Però ecco, oggi siamo qui per parlare di fotografia. Questo aspetto della guida pre-Covid è molto interessante, se poi abbiamo modo lo scandagliamo un assolutamente po', perché ha dato sicuramente molto spunto anche per la tua arte. Assolutamente. Però sì, parlando di Pandemonio, che cos'è Pandemonio? Perché abbiamo introdotto questo nome importante, però è bello sentirlo da te. Allora, Pandemonio è un progetto fotografico di 3 anni sugli attacchi di panico. Io ho sofferto di attacchi di panico per anni e quindi ho deciso di lavorare sul tema anche attraverso la fotografia, che è uno strumento che può diventare assolutamente terapeutico e può aiutare a tirar fuori tante cose, tante problematiche. Ecco perché appunto ho parlato poco fa di valvola di sfogo, no? L'arte ci aiuta in questo. E sostanzialmente Pandemonio è diventato un libro, oltre ad essere un progetto fotografico, e ho deciso di lavorare a questo tema inizialmente nel lontano 2017, perché una persona a me molto cara mi ha raccontato di aver sperimentato questo mostro, questo attacco di panico. E dentro di me mi sono detta, ma perché non affrontare il tema a tutto tondo e per me stessa in primis? Perché avevo veramente il bisogno di approfondirlo dal punto di vista personale e anche allo stesso tempo per gli altri, proprio perché attraverso appunto la propria esperienza riusciamo spesso ad aiutare anche gli altri, quelli che soffrono dei nostri stessi disturbi, ma non solo, anche quelli che non ne soffrono, perché quando si ha un attacco di panico diventa difficile per chi non ne soffre capire come poter aiutare, come poter essere di aiuto la persona che sta avendo un attacco di panico. E quindi il mio bisogno era quello di parlare sia a quelli che soffrono, perché spesso quelli che soffrono non ne parlano, perché hanno paura appunto di risultare deboli, di risultare fragili agli occhi degli altri, di essere presi per matti, quando in realtà la vera forza risiede proprio nell'avere il coraggio di essere fragili. E questo perché lo dico? Perché comunque viviamo in una società che ci spinge costantemente ad essere forti, onnipotenti, riuscire in tutto, essere veloci, che però è un meccanismo sbagliato, perché così facendo noi ci trasformiamo in automi, in macchine, e ci dimentichiamo della nostra vera forza, che è appunto quella di essere umani, di essere fragili, deboli, no? Vulnerabili. E quindi questo è il tema principale. Poi, oltre ad aiutare chi ne soffre, volevo appunto aiutare chi non ne soffre. Perché, come dicevo poco fa, quando una persona ha un attacco di panico, la sintomatologia è varissima e uno fa fatica a capire cosa deve fare. Dalla tachicardia, sudorazione, può essere un infarto, può essere un ictus, può essere... Sì, poi tu avendo anche l'aspetto medico che ti accompagna, esatto, sai anche scandagliare meglio queste difficoltà, sì, che sono anche del riconoscere che cosa si sta vivendo. Sì, io nella mia testa farei anche una visione, no, della sintomatologia più ampia dal punto di vista medico, che ormai conosco, anche se non sono un medico.
E quindi la persona cosa fa? Va nel panico anche lei, anche se non ha mai avuto un attacco di panico, e invece dovrebbe essere pronto, non dico pronto, ma almeno sapere cosa fare per aiutare lo sfortunato, nel caso io per esempio, che sta avendo un attacco di panico. E al di là di questo, però, c'era proprio l'intento fotografico di voler portare fuori questo mostro e dargli corpo, cioè certo. Un mostro così. Anche perché tu parlando di mostro, di nemico, ci fai pensare, secondo me, comunque un po' in generale, all'importanza della conoscenza del nemico, perché questo possa essere non vinto, però anche solo meglio compreso e accompagnato. Quindi con la fotografia, che è comunque una forma d'arte molto impattante, perché l'immagine parla più di mille parole, si sente spesso dire, sì. Riesci a tradurre dei significati complessi, che sono le competenze mediche, sono le paure, in un'immagine che permetta di capire e di capirsi. Esatto, e soprattutto questo mostro, questo nemico può trasformarsi in amico. Perché l'attacco di panico è un evento negativo, sì, ma che in realtà cela un evento positivo, che è proprio l'entrare in contatto con un sé che si è dimenticato. C'è un campanello d'allarme l'attacco di panico, ci dice che qualcosa nella nostra vita non va. E quindi da lì uno inizia a fare un percorso per capire dov'è che sta sbagliando, dove che sta facendo qualcosa che magari non dovrebbe più fare, una zona di comfort che non è più una zona di comfort, e provare a risolvere, a guardarsi banalmente dentro, perché uno fa tante cose, certo. Preso dalla frenesia, vive col pilota automatico e non si rende conto di quello che invece non va proprio così da vicino, dentro di sé. Sì, perché nella routine della vita si finisce col fare per fare, e quindi si smette fare di per fare per capirsi, che sono due cose molto diverse. Esatto. Però parlando del libro, sì. Il nome Pandemonio, perché? Cioè, allora, Pandemonio, il nome nasce dal dio Pan, che è un dio greco che appunto nell'immaginario comune, nel storico, è un dio metà uomo, metà caprone, e quindi una figura stramba, no? A prescindere, che si palesava all'improvviso di fronte ai viandanti, no? Le persone che andavano, e scatenando appunto un terrore improvviso, una paura improvvisa immotivata. Cioè, quindi un'apparizione di un mostro. Quindi la persona si spaventava, ed effettivamente un attacco di panico è così. Cioè, quando hai un attacco di panico, tu sei in preda a una paura inspiegata che ti assale e perdi il controllo. E questa perdita di controllo appunto spaventa, no? E dici, ok, che mi sta succedendo? Di lì poi tutta la sintomatologia correlata. Ma in realtà quella perdita di controllo apprenderemo poi tramite un percorso anche terapeutico, che può essere anche questo un evento positivo, perché siamo troppo spesso abituati a tenere il controllo di tutto, e l'attacco di panico ci ricorda che invece ogni tanto è bene mollare il controllo. Ecco, il tuo libro può essere, secondo me, un'ottima chiave di lettura di quella che è l'evoluzione, anche, no? L'arrivo del mostro, l'affrontarlo e capire cosa succede dopo. Esatto, brava. Che è un po' quello che è successo quando ho incontrato le persone che ho scattato poi, no? I soggetti che fanno parte del libro. Perché il libro com'è composto? Il libro è composto da 20 storie, quindi 20 soggetti che hanno sperimentato l'attacco di panico, e sono soggetti sia che io conoscevo e sia soggetti totalmente sconosciuti, perché ho intrapreso l'opera tramite un passaparola, cioè quindi tramite amici, amici di amici, quindi ho iniziato a incontrare persone che ne soffrivano, ma erano sia conoscenti che perfetti sconosciuti, e gli incontri sono avvenuti a casa delle persone stesse per mia scelta, perché avevo proprio l'intenzione di metterle a proprio agio, quindi ho scelto degli ambienti che a loro fossero intimi, e per anche rompere il ghiaccio con le persone che non conoscevo minimamente. Sì, anche perché è una tematica comunque molto intima, molto personale, per cui immagino che nell'incontrare uno sconosciuto l'ambiente possa comunque favorire l'incontro, lo scatto anche di per sé. Certo, e anche perché ho scelto gli ambienti chiusi perché un attacco di panico tendenzialmente si verifica, non è sempre così.
ma può la maggior parte delle volte proprio in ambienti chiusi per via della sensazione proprio di costrizione, della mancanza di via d'uscita che un ambiente chiuso può dare a livello proprio di pressione che uno sperimenta. E, sì, una costrizione. Una costrizione, certo. Sì. E questa cosa poi ha portato anche un vantaggio per quello che hai proprio detto tu poco fa, del fatto di mettere a proprio agio le persone. E, quindi tu l'hai incontrata e hai costruito con loro o tramite loro la scenografia? No, allora loro mi hanno raccontato, grazie a delle domande che io ho posto, grazie a uno schemino che mi ero fatta proprio banale, e da lì poi si è andati a braccio, no? Ci si è aperti, è stata pura condivisione, apertura, e poi dalle loro storie io a mano ho provato a figurarmi nella testa delle immagini che potessero raccontare al meglio sia i loro episodi che le loro sensazioni, ma ho lavorato con quello che c'era in casa, senza preset, senza pre-organizzazione, e mi guardavo intorno e pensavo ok, in bagno, ok, in sala e quant'altro. Poi è stato bello perché questa condivisione ha portato anche a rivivere degli attacchi di panico insieme, sia io sia il soggetto tra virgolette intervistato, e in questo scambio ci si è proprio conosciuti, soprattutto con gli sconosciuti. Certo. Quindi che reazione sia? Cioè, anche tu personalmente vivendo insomma le paure degli altri, cosa provi, cosa ne deriva? Ne deriva che ti ricordi delle tue paure, e però non le nascondi sotto il tappeto, bensì le vedi, le hai lì davanti. È proprio questo il processo terapeutico che per me è stato fondamentale in pandemonio, che io attraverso gli altri poi, una sorta di cerchio, sono tornata a me stessa, ho detto ok, il problema c'è, esiste, affrontiamolo, perché spesso chi soffre di attacchi di panico non vuole tornare sull'argomento proprio perché parlandone purtroppo riemerge, certo, no? Certo, rievoca, sì. Rievoca molto. E invece in questo modo io uscivo fuori da quelle case svuotata e riempita allo stesso tempo di tante cose. Sì, perché un vivere te stesso e vivere l'altro, esatto. Cioè quello che si dice poi della catarsi di fatto. Esatto, è proprio un evento catartico e per questo totalmente terapeutico da molti punti di vista. E tra l'altro mi sembra che il tuo libro ad oggi sia quanto di più attuale, perché insomma abbiamo la paura imminente del lockdown, della malattia, quindi si inizia ad avvertire la paura, ma anche la paura della paura al tempo stesso. La paura della paura, dici bene. Come la collegheresti, insomma, questa esperienza con quella che è la vita attuale, la situazione che viviamo? La situazione attuale ha portato moltissime persone a sperimentare per la prima volta nella loro vita il sentimento di ansia, il sentimento di panico. E questa cosa qui ha portato tanta gente a perdere totalmente il riferimento, no? Che sta succedendo? Siamo costretti in un posto, non possiamo uscire, non c'è via di fuga. Prima potevo uscire, adesso non posso neanche più uscire di casa, potevo viaggiare, una serie di cose che comunque sono, proprio scatenano il panico. Se già il diverso spaventa, figuriamoci in una situazione. Figuriamoci in una situazione totalmente nuova, mai sperimentata da nessuno. E quindi mi è capitato anche di supportare persone che per la prima volta provavano questa sensazione di panico. E lì è tornato pandemonio, no? Nel senso che ho detto, cavolo, allora, il lavoro che ho fatto può veramente essere in un certo senso utile, perché quando uno sperimenta la sensazione di panico si sente fuori dal mondo, sì, e si sente solo, e invece sapere che ci sono persone che ce l'avevano pure prima della pandemia. Esatto. Sì, anche perché pensa alla difficoltà del provare il proprio primo attacco di ansia o attacco di panico durante una pandemia. Esatto. Ti senti fuori dal mondo, ti senti anormale, le paure crescono anche di più. Magari solo in casa, esatto, senza la possibilità di vedere altre persone, quindi tutto amplificato, no, per la prima volta. Con minori possibilità di divagazione, cioè non si può andare fuori, quindi in questo senso. Era proprio questo quello che dicevo prima, il fatto di non avere nessuna, certo, via di fuga. E basta, cioè
il fatto del panico correlato alla pandemia è fondamentalmente questo. Poi, come afferma il caro prof Massimo Recalcati, che io stimo moltissimo e seguo moltissimo, che un modo per poter affrontare e uscire da questo panico è appunto il pensiero artistico, che può diventare curativo, perché l'arte di per sé aiuta proprio il soggetto a tirare fuori, no? Quindi sì, a uscire anche quando non può uscire. Sì. E questa, ma io parlo di pensiero di arte e pensiero artistico non soltanto per gli artisti, ma anche per chi non è artista. Banalmente, prendere una penna, scrivere su un foglio, scattare una foto con il cellulare senza avere una macchina fotografica, sono mezzi, sono modi che aiutano proprio ad esprimere i sentimenti, a buttare fuori e a non trattenere dentro, come spesso facciamo senza andare poi da nessuna parte, perché appunto dentro. Sì, ma modo anche di visualizzare la difficoltà interiore. Anche visualizzare fa bene, cioè della serie il problema c'è, diamogli corpo, non neghiamolo, perché se lo neghiamo tanto il problema in qualche modo si ripresenta. Anche perché insomma il tuo libro, quando prima ti dicevo che mi è molto colpita il fatto che comunque fosse una storia, cioè tante storie che si evolvono, perché nella fine comunque abbiamo un'anteprima di queste immagini di persone sorridenti. Perché le persone che sorridono? Perché appunto il libro vuole comunicare che di attacchi di panico non si muore, anzi si rinasce. È proprio questo il punto, che dall'evento negativo si passa all'evento, si trasforma il mostro, che diventa amico. E quindi il messaggio chiave, che è di speranza anche, che per quanto la sensazione sia proprio quella di morire nel mente, perché tachicardia, ipertensione, sudorazione, moriamo tutti, invece in realtà non si muore. Bisogna avere il coraggio di voler anche rinascere. E di conoscersi. E di conoscersi, arriva molto, così la rinascita. Certo, questo è il bel messaggio. Dalle ceneri. Questo è un bel messaggio, assolutamente. E quindi insomma direi che casca a pennello, diciamola così, il fatto di poter conoscere altre storie per conoscere anche la propria, e speriamo, anzi sicuramente Pandemonio vi può aiutare, per chi ci stesse ascoltando. Tra l'altro le fotografie sono molto belle, nel video le abbiamo fatte passare, però anche riguardando i tuoi profili, profilo Instagram, profilo Facebook, tra l'altro su Instagram tu sei Alessia Spinta, mentre sì, su Facebook sei Alessia Spina. Sì. Lì possiamo avere delle anteprime, ma soprattutto capire qual è il canale giusto per arrivare al libro vero e proprio. Sì. Perché il libro, spiegami come lo possiamo acquistare. Allora, il libro, se volete contribuire al progetto appunto di Pandemonio e preordinare una copia del libro, potete farlo tramite il sito di Crowdbooks, credo che stia passando a video. Sì, esatto, l'indirizzo da inserire nella ricerca di Google, e da lì poi tramite il tasto verde preordina potete preordinare e acquistare una copia, perché attualmente il libro non è ancora stato pubblicato, ma in fase di crowdfunding, cioè di raccolta fondi, perché appunto Crowdbooks è una casa editrice, una piattaforma editoriale che investe sugli autori che hanno un potenziale per potergli poi far raggiungere la pubblicazione attraverso il web, quindi tramite, anche qui vedi, passaparola, tramite il web, e quindi per contribuire, se si preacquista una copia, poi mi si aiuta a raggiungere il goal. Anticamente erano 160 copie per appunto raggiungere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione del libro, ad oggi sono rimaste 30 copie. Quindi siamo a buon punto. Anche perché hai detto bene, è un progetto, l'hai costruito tu, ma lo si costruisce anche insieme, perché chi sfoglia il libro, chi sfoglia queste storie, in un momento come questo credo che abbia un oggetto in più, insomma uno strumento in più per superare delle difficoltà in cui comunque siamo incappati più o meno tutti, ecco, io in credo gradi di diversi. Sì. Quindi speriamo di aver poi dato, speriamo, sicuramente. Noi abbiamo fatto una panoramica di chi sei tu, di che cos'è Pandemonio, e speriamo così di aver fatto sentire un po' tutti più vicini, ecco, oltre che più umani. Perché l'intento è proprio questo, cioè ravvicinare e comunque curare
e abbracciare in un momento in cui non si può più abbracciare. Se dovessi salutare qualcuno che ad oggi non sa che cosa sta affrontando, ma si chiede appunto come può risolvere la difficoltà dell'attacco di panico, cosa gli diresti? Come messaggio di positività, come saluto? Innanzitutto di attacco di panico non si muore, questo l'abbiamo già detto. Però lo ricordiamo. Però lo ricordiamo perché non è mai abbastanza. E poi che in realtà tutte le risposte le possiamo trovare guardandoci un attimo più da vicino, appunto per parlare di avvicinamento e zoom, e tramite un percorso di approfondimento anche terapeutico, psicoterapeutico, per me è stato fondamentale. Esatto, non abbiamo paura di riferirci ad esperti. Brava, che ci possono perché aiutare. C'è spesso questa idea che se uno va dallo psicoterapeuta allora è pazzo, esatto. Ma pazzi sono quelli che non ci vanno nel momento in cui hanno una necessità. Anzi, chissà che un domani non diventi parte, quasi un medico di base, lo psicologo, lo psicoterapeuta. Ma attualmente perché... in questa fase lo sta diventando, sì. Perché il supporto psicologico alle persone è fondamentale, anche i medici senza supporto psicologico non ce la fanno mica, molti. Sfruttiamo questo momento di difficoltà, di grande difficoltà, per capirci un po' tutti meglio come persone, come umanità. Sì, anche perché come ho accennato prima, può veramente aiutare ad aprire un mondo dentro di sé nel momento in cui siamo chiusi fuori. Allora Alessio, io ti ringrazio per la bella panoramica che ci hai dato e per il messaggio positivo che comunque sei riuscita a trasmettere. Rimando a tutti i link necessari al video, li abbiamo trascritti, poi per chi volesse seguirti sui social con Alessia Spina avrà nuovamente ulteriori informazioni e per ora direi che è tutto, speriamo che vada per il meglio. Grazie a voi, speriamo bene. Andrà benissimo. In tutti i sensi, speriamo bene. Speriamo perché bene. Questo periodo ci, la speranza. Ci salutiamo così, sì, in generale salutiamo anche noi in questo modo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.